viene adattata a questo ruolo da Garcia. Infatti, secondo me, non lo so, secondo me Garcia purtroppo a me piaceva molto, piace molto come allenatore, ma non è più adatto per allenare questa Roma, ma non proprio perché non riusciamo proprio più a esprimere gioco, sembra come che non abbia più idee. Infatti io sono, insomma, anche secondo me ormai a Roma serve un allenatore questa è una mia teoria, la dico, Dilla, dilla, che secondo me esponiti. sì, che secondo me a Roma serve un allenatore che odia Roma, che odia i romani, che voglia venire a Roma solamente per vincere e che insomma che faccia degli allenamenti seri, perché io ho saputo che Garcia fa degli allenamenti, cioè, veramente ridicoli, perché ho letto un'intervista di Iago Falque che chiede, anzi no, me l'hanno detto, Iago Falque ha detto al suo procuratore che gli ha chiesto: ma quando è che iniziamo a fare gli allenamenti seri con la Roma? Questo gli ha detto, perché Garcia fa degli allenamenti di un'ora e mezza al giorno, senza nemmeno sessione pomeridiana, quindi i giocatori nemmeno, insomma, nemmeno si allenano troppo bene. Infatti è questo che Iago Falque ha detto, e poi anche Burdisso l'ha detto nell'ultima intervista, non so se l'avete letta, Sì, dove ha detto che non certamente. c'è proprio il sacrificio all'interno della squadra. Infatti, secondo me, serve un allenatore che appunto migliori tutte queste situazioni, insomma, queste situazioni. Infatti, secondo me, gli allenatori perfetti per la Roma in questo momento sono Antonio Conte o Spalletti, insomma, persone che vogliono Diciamo solo. che Spalletti non è esattamente il profilo No, che hai certo, vinto no, tu, certo, però perché infatti a Spalletti è Roma come. No, no, perché beh, secondo me Conte, secondo me è l'allenatore perfetto. La Conte, Roma è forse sì, perché io ho perfetto, capito che quello che gli vuoi importa dire. del tifo, che non. Esatto, tu vuoi dire un allenatore che è scevro da tutte quante le sue Esatto, che non implicazioni importa della nulla, che fa il suo piazza. lavoro, che non si fa, Ho insomma, capito. trascinare dalla situazione della curva, che fa sempre, insomma, ultimamente la curva è sempre stata molto protagonista anche, no? Per le situazioni che si sono create, per le divisioni delle barriere, insomma, comunque la squadra ne risente parecchio. Io diciamo che sulla curva non riesco, cioè non ho un giudizio così positivo sulla curva della Roma, No, perché si certo. lascia trasportare. No, ma non per la polemica sulla divisione della Sì, curva, che sì, sì. secondo me anzi è anche giusta, perché là c'è stato un problema. Scusa Alessandro, no, dimmi, No, dimmi, dimmi. perché? Perché? Perché là c'è stato un problema di comunicazione tra la società e il prefetto molto molto forte. E là la società doveva rivendicare anche dal punto di vista legale verso il comune, perché lo stadio olimpico è di proprietà del comune, e quindi la società, visto che affitta quella struttura, l'affitta a certe regole. Se queste regole vengono cambiate, la società può chiedere una penalità, una penale, scusate. Quindi, insomma, c'è stato un problema di organizzazione non è molto forte, tant'è che alcuni si sono trovati senza posto, no? O addirittura che stavano in un settore e si sono trovati in un altro. Insomma, delle situazioni che rappresentano, secondo me, un unicum nel mondo calcistico. E nonostante ci sono curve ben più pericolose di Certo. quella romanista, no? Quindi, insomma, su quello sono Insomma. d'accordo. Non sono d'accordo mai sul giudizio che diciamo che la tifoseria esprime nei confronti della squadra, Sì, che secondo me è quello. sempre molto estremista, Esatto, sia infatti è da una quello parte che che dall'altra, no? fa del male proprio alla squadra. Cioè, comunque giocare senza tifo all'Olimpio, che era sicuramente era l'uomo in più durante la partita, insomma, fa del male a tutti i giocatori, insomma, a tutto il Sì, ma clima, poi diciamo. soprattutto passi spesso da essere un campione a un bidone in In veramente mezzo poco secondo, tempo. infatti, secondo me. Totti poi è emblematico. Totti è passato da campione, appeso per la squadra, a ostacolo, a campione un'altra volta. Sì, è Cioè, vero. non va Va bene, non bene, fa bene infatti, alla squadra ne appunto per risente e ne questo, risentono i ma anche singoli giocatori. l'allenatore, diciamo, comunque Garcia è sempre stato, magari spendeva anche troppe parole per la situazione, per il mio serve una persona proprio che non gli importa nulla di queste situazioni, che viene a Roma solamente per vincere, dedito al lavoro e basta. Secondo me il profilo perfetto è Conte in questo Certo, momento. certamente ci sarebbero stati molti allenatori che dopo alcune partite non sarebbero andati in conferenza Ma stampa. Sono certamente. rimasti nello spogliatoio. Io mi ricordo Conte che lo faceva con Carrara, no? Che lo spediva in conferenza stampa, addirittura dopo il pareggio 2-2 col Sì, Verona. esatto. Quindi, insomma, esiste questo, non è che ci stiamo inventando noi. E io sono chiaramente d'accordo con te. Su Spalletti ho paura che possa essere una minestra riscaldata, quindi possa essere preso Sì, però con un comunque. velo di nostalgia che fa male. Però c'è da Sì, vabbè, dire che. però nessun, non c'era nessun giocatore, insomma, si riporta Spalletti da quella No, Roma, esatto, quindi. giusto Totti. Appunto dico per Il questo problema di che Spalletti è.
Spalletti tornerebbe qua a Roma per la tifoseria, per la piazza, come quell'allenatore, no? Che è stato anche leggermente mitizzato poi nel tempo, no? E quindi tutti si aspetterebbero chissà cosa e non lo tratterebbero come un allenatore normale che è appena arrivato in una città, capito? Cioè, io sono sicuro che la tifoseria vorrebbe già una squadra allenata da 3 anni da Spalletti, capito? Certo. Cioè, beh, allenatore nostro all'epoca. Perché, cioè, lo è anche ora. Comunque c'è da dire che Spalletti però aveva fatto quei grandissimi campionati con la Roma, con una rosa di un livello nettamente più basso a quella che c'è adesso. Comunque c'è, giocava con Perrotta, Cassi, tutto il rispetto, buoni giocatori. Comunque riusciva ad arrivare seconda, un campione di Serie A che comunque era di alto livello ai tempi. Comunque c'è, cioè, riuscito a Madrid. Esatto, con sì, giocatori, sì, ma... con giocatori non sì, ragazzi, forti, però viviamo nel presente, capito quello che ti dico? Sì. Cioè, questo è vero, è tutto vero, sono d'accordissimo, però nel presente infatti, le cose sono io ho paura che possano essere diverse. Tornando a Roma-Napoli, no? Io invece, sempre parlando di questo discorso della tifoseria un po' come dire, schizofrenica nei suoi giudizi, no? Cioè, c'è Rudiger, no? Che teneva uomo a uomo Higuain, praticamente. Cioè l'ha contenuto, sì, sì, sì. L'ha contenuto. Alcuni hanno detto che Higuain non ha fatto la partita migliore del mondo, non ha fatto... E queste sono tutte cose, però lasciano per me abbastanza il tempo che trovano. Però di fatto l'ha contenuto e ha giocato bene. E ha giocato bene. Allora pure questo non è proprio un bidone, non è proprio una pippa. Abbiamo preso, ci sarà qualche motivo. Beh, insomma, secondo me sa difendere, ma non può impostare, diciamo. No, vabbè, questo è un altro conto. Questo è un altro conto. No, comunque la partita di Higuain, anche Barzagli ha messo che ha fatto una partita mostruosa. Anche Rudiger, ma che scherzi. Secondo me non. Allora è stato migliore di Rudiger, secondo me, nel complesso. No, migliore è un conto. Io dico che è Rudiger che ha fatto una buona partita. Rispetto alla sempre là, insomma, mettere una pezza dove sì, Rudiger ma mancava. Io sono convinto che se Manolas fosse affiancato da un pilastro della difesa, questa cosa poi di Castan per me rimane un mistero. Allora, non ci vede quando la palla è alta. Su questo io sono convinto di una cosa, cioè nel senso, ormai è talmente ovvia. Castan c'ha dei problemi di carattere salutare, cioè nel senso c'ha dei problemi di salute, non riesce a rientrare in campo a pieno, ok? Perché lui non si lamenta, la società non parla, le scelte le fa l'allenatore e quindi è ovvio che c'è questa conseguenza, no? Cioè che le conseguenze che prendi, che fai derivare da quelli che sono i fatti sono queste. Castan non sta ancora bene. D'altronde non possiamo aspettarci che la società che ci aveva detto che Castan c'era uno strappo ci dica la verità da qua a breve. La possiamo intuire noi. Come abbiamo a un certo punto 2 mesi fa c'era tutto l'euforia per il rientro di Strootman. E io starei molto cauto pure là. Cioè se dovessi essere la dirigenza non lo prenderei come un rientro. Cioè dici ok, allora non mi compro un centrocampista perché tra 3 mesi c'ho Strootman. Quasi no. Come una scommessa Strootman. Quella è una scommessa, quello tu lo devi considerare un giovane praticamente. Cioè quindi un giovane che ti può fallare, ti può andare bene. Perché comunque ha avuto un infortunio curato male e da quello non tutti riescono a riprendersi e non come una e non ritornano come una volta. Quasi nessuno. Alcuni ci sono riusciti, quindi... Cioè è anche un fatto di aspettare. E poi parleremo ovvio anche dei sorteggi di Champions League, di Europa League che ci sono stati a Nyon. E ci è toccato Real Madrid. E questo purtroppo lo sappiamo tutti. E poi vedremo le conseguenze che ne dobbiamo prendere. Intanto vi metto che cos'è l'amore di Vinicio Capossela, che ieri ha compiuto 50 anni. Facciamo gli auguri da parte di tutti quanti noi. E piccola pausa musicale, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Che sferza il suo lamento sulla ghiaia del viale del tramonto, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guaire la stagione andata all'ombra del lampione San Susi. Che cos'è l'amore? Chiedilo alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, che sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che chi nel capo al lustro della settima polare.
Ai, permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto crocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco. Ma s'appoggio pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? È un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera. Stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susì. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti e il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai, permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottrattor nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? Quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai, permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria mi ci tuffo con dignità da re. Sitting
Like to go out taking a shower, but there's a hand.